Flipante. Buongiornissimo cari amiche e cari amici di TVRS e benvenuti in diretta con noi. Come vedrete qui vicino a me c'è una poltrona vuota pronta ad accogliere un ospite che verrà a farci compagnia qua nei nostri studi di Recanati e a regalarci chissà quali magie. Ricordate bene questa ultima parola, magie. Però vogliamo iniziare col parlare di un'iniziativa che si svolgerà esattamente sabato, un'iniziativa che ha catturato e catalizzato la nostra attenzione e ci sta particolarmente a cuore. E allora iniziamo con la prima clip di oggi e poi parleremo con chi ce le racconterà e ce ne parlerà in diretta. Fissate a calendario e cerchiatela, ma proprio cerchiatela manualmente, non utilizzando magari i soliti tablet, computer, piuttosto che i soliti cellulari, ma scrivete bene, sabato 6 maggio in Italia si celebrerà la Disconnected Day, una giornata in completa disconnessione organizzata dall'Associazione Nazionale di Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. A parlarcene il presidente dell'associazione, nonché psicologo e psicoterapeuta, esperto in materia, il dottor Giuseppe Lavegna. Ben trovato Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Pronto a prendere d'assalto e a far ripiombare in anni ante litteram la bellissima Fabriano, il centro storico di Fabriano? Beh, siamo pronti a sequestrare tutti gli smartphone di tutti i partecipanti. All'ingresso della città di Fabriano, nel centro storico, troverete i nostri esperti che nei vari point vi sigillerà il cellulare e poi vi lancerà la provocazione di tenere sigillato questo cellulare almeno 4 ore. Quindi siete stati buoni, io pensavo un giorno intero. No, 4 ore si può sopravvivere, no. Dai. Il minimo è 4 ore. Vediamo se almeno si regge 4 ore. La giornata è ricca, abbiamo una giornata intera, e ci saranno laboratori, attività per tutti, tanti talk, quindi incontri penso importanti che non con personaggi di spicco, insomma vediamo un cartellone ricco di intrattenimenti, ricco anche di voglia di riscoprire il contatto visivo dell'altro, nel senso chissà se saremo capaci di guardarci negli occhi e chiacchierare amabilmente senza guardare necessariamente questo schermo sempre acceso.
dici, Giuseppe? Ce la faremo, sì? Ce la faremo, è un modo proprio per riacquistare il nostro corpo, no? Riguardarci, alzare un po' le teste, perché molto spesso Bravo. abbiamo questa hai gobba, no? La gobba che ci portiamo ormai dietro, no? A stare sempre chini col nostro Tu sai cellulare. benissimo che, ahimè, è una cosa che capita sempre più facilmente anche ai bambini, ai ragazzini, il fatto di stare sempre di fronte a questi schermi, il fatto di venire messi anche dagli stessi genitori per comodità, chissà, davanti a questi schermi e lì si cattura l'attenzione e si perdono tante cose. Questo sarà un modo in questo sabato per invece sviluppare la loro, far ritrovare la loro vivacità, la loro curiosità, no? Assolutamente, beh, lo schermo attrae moltissimo. Noi abbiamo condotto proprio una ricerca, quasi 20.000 bambini, quindi da 0 ai 14 anni, dove abbiamo visto che la metà dei ragazzi, per esempio, dei bambini, dei genitori svezzano i bambini con lo schermo. Con lo schermo, quindi magari il bambino per mangiare utilizza lo schermo. Ecco, lo schermo, fate conto, ci espone a dei rischi. Per esempio, sappiamo che la maggior parte dei ragazzi, dei bambini molto piccoli, da 0 a 24 mesi, esposti a uno schermo passivo per 1 ora e mezzo al giorno, ha 10 volte di più il rischio di avere a 5 anni un disturbo della socialità o addirittura un disturbo dell'attenzione. Quindi bisogna prestare molta, molta consapevolezza rispetto all'utilizzo dello schermo, anche quello passivo come la TV. E diciamo che in era post-Covid questa situazione si è ulteriormente accentuata, no? Assolutamente, sì, i numeri ci dicono di un incremento delle ore di utilizzo della tecnologia. Fate conto che in questo momento la utilizziamo, siamo online mediamente 8 ore al giorno. I ragazzi raggiungono anche le 10 ore al giorno, quindi comprendete bene quanto siamo assorbiti dentro la tecnologia e quante cose la tecnologia ci permette di non vivere in qualche modo. E quindi sabato proveremo a riappropriarci di quella che è la nostra E vita chissà senza che i lo schermo. ragazzini, mi viene in mente poeticamente, non ritornino a suonare campanelli piuttosto che a ritrovarsi a chiacchierare sui muretti, no? In questa città bellissima di Fabriano, nel centro storico che verrà presa d'assalto e ogni angolo, ogni corner verrà utilizzato per ritrovarsi, a ritrovare l'equilibrio con se stessi, con chi c'è di fronte e sconnettersi da wifi e quant'altro, giusto, Giuseppe? Beh, sì, è proprio questo che andremo a fare. Noi siamo esseri sociali e non social, quindi dobbiamo ritornare a essere sociali, quindi dobbiamo lavorare proprio su questo e l'intento di questa giornata, un po' provocatoria anche, è quella proprio di riappropriarci degli ambienti anche che di solito viviamo ma non osserviamo, no? Siamo abituati ad andare in giro con Google Maps invece che con una mappa, quindi Vero. anche le I cose più segnali semplici, stradali, fare se una no che li caccia. vediamo. Esatto, ma anche fare semplicemente un cruciverba oppure una caccia al tesoro come è prevista. Quindi Bravo. veramente avrete tantissime attività e per tutte le età, perché troverete da 0 a 99, perché la tecnologia coinvolge tutti poi. Giusto, e siccome noi siamo talmente incuriositi di questa giornata speciale, posso anticipare che ci collegheremo anche proprio sabato in diretta con il nostro TG delle 13:45 per vedere se si sopravvive appunto anche disconnessi, ma io sono sicura di sì. Assolutamente, noi vi aspettiamo e saremo qui ad accogliervi e poi, insomma, sicuramente a farvi vedere come sta andando la giornata. E siccome questo argomento mi tocca particolarmente da vicino, come a tanti immagino a casa, io ti lancio anche un invito, Giuseppe, per venire qua nei nostri studi a raccontarci, a parlare in maniera più approfondita e magari a vedere che cosa avete combinato in questo Disconnect Day, ricordiamo, a Fabriano il 6 di maggio. Ok? Assolutamente con piacere. Grazie, Ci grazie e conto. buona giornata. Grazie, Buona giornata a tutti. grazie.
Buon lavoro Giuseppe. Allora, cari amici e cari amiche di TVRS, la poltrona è prontissima ad accogliere il prossimo ospite qui nei nostri studi di Recanati. Io ho un po' timore, ve lo confesso. Però ecco, partiamo così con la clip, così capirete di che cosa staremo per parlare. Quanta magia riempirà questi studi. Allora, magia, ipnosi e tanta, tanta ironia, ve lo garantisco. Ecco qua con noi oggi Giacomo Seri. Buongiorno a tutti, che bello essere qui all'alba. Vero? Per te è l'alba, infatti. Ma qual è la vita di un mago? Adesso un attimo una curiosità così lampo, poi andiamo ad approfondire come si arriva a diventare maghi. Com'è la vita, la giornata di un mago? È difficile da rispondere perché ogni giorno è diverso. Già questo fine settimana ero per un congresso magico a Bologna e dopo il congresso, verso le 10 di sera, si inizia la vera giornata Ah, del inizia la vita. prestigiatore perché ci si ritrova nella hall tutti insieme e si sta lì fino alle 6, alle 7 di mattina a farsi i giochi di magia per poi ricominciare alle 9 con la prossima conferenza. E quindi è difficile, difficile, però è molto Insomma, non bello. va annoiate, questo è poco ma sicuro. Assolutamente no, Si assolutamente. pensa, la magia un pochino viene in mente, no? Harry Potter, Hogwarts, queste cose qua, ma è il mondo un pochino diverso, non ci sono pozioni. Ci sono tanti segreti, però, immagino, Sì. e una buona preparazione ed allenamento, ma soprattutto, perché Giacomo Seri si è avvicinato a questo mondo? Allora, la storia è lunghissima, cercherò di essere il più Sì, breve ecco, ci abbiamo possibile. sempre i minuti Abbiamo solo contati. mezz'ora, no, un'ora, Sì quindi. e no. Allora, io ho iniziato a avvicinarmi a questo mondo perché mio fratello più grande faceva qualcosa di mentalismo e di ipnosi e soffrivo d'ansia, quindi sono andato dallo psicologo, ipnoterapeuta Roberto Blasin, che mi ha preso in cura e mi ha insegnato anche le basi della magia, quindi ho iniziato a fare, come anche dalle foto, ipnosi e mentalismo. Qui avevo 15 Ecco, anni. capisci perché ho paura? Avevo 15 anni e ipnotizzavo gli amici di mio fratello, No, ma vabbè. entravo in un pub dove vedevi questo quindicenne vestito col corpetto, la camicia, proprio, diciamo, gli opposti, l'eleganza è un ragazzino di 15 anni che entra e fa battute ogni 2 minuti. E poi da lì iniziava il delirio a tutti gli effetti, perché io dicevo sono un ipnotista, la gente non ci credeva perché un quindicenne che ti dice sto per ipnotizzarti, tu dici ok, no, non è Alla vero, mi Giucas stai prendendo in giro. Casella? No, io sono di No, il quell'epoca. bello è che noi abbiamo una figura di ipnosi legata a Giucas Casella in cui Capito? non riesci a dire il Esatto. tuo nome, oppure lui che ipnotizzava le galline. Non lo fare Ok, perché non lo voglio no, subire non questa c'è cosa. rischio. Anzi, è una cosa che non faccio più proprio perché non mi piace vedere quella paura e quella tensione nelle persone, che è quella che genera un mentalista. Ah, Un ecco. Max Maven, un mentalista vero, è quello che se tu sai che stai per vedere il suo spettacolo, hai già la tensione Vero, addosso. Esci da vero. lì che hai lo stomaco distrutto per quanto hai Io infatti tremato. quando ho iniziato a vedere le tue foto, e già st'ansia mi era venuta stamattina, capito? Infatti io ho No. detto appena l'ho visto, mi fai paura, già ti avviso. No, adesso faccio tutt'altro, tutt'altro nella vita. Il genere di spettacoli che faccio è diverso. C'è sempre del mentalismo, ma con una chiave molto più ironica e leggera. Bene, e ci ha incuriosito molto. Allora, sbirciamo che cosa combina nei suoi spettacoli. Ce ne Benissimo. sarebbe, insomma, da vedere, ma qualche pillolina ce la gustiamo insieme Questo adesso. è loro, Poletti, loro. Tanto ormai siamo in 28 su sto tavolo. Alla telecamera. Non finirà mai sta. La parte più lenta di questi video. Allora, adesso prendi il mazzo. Fagli la rimetti in mezzo in un punto che lei sceglie. Allora, scegli un punto. Aspetta, La devo scegliere io, ma no, dopo. hai scelto la Aspetta, persona aspetta, sbagliata. aspetta. Devi metterne un punto qualsiasi del mazzo, qualsiasi. Vai, vai. Posso? Sì, però qualsiasi. Però qualsiasi. Qualsiasi Qualsiasi. punto che metti qua. Adesso Michele mescola. Attento come mescola. Dimenticata, ti ricordi? Qualsiasi. Era una carta qualsiasi, non è importante. Poi per noi una pesca perché dobbiamo dire che è vero. No, è vero, infatti non c'è senso. Cioè, tre invece Ho sbagliato pubblico, non vi chiamerò mai più, ma ok.
Speriamo che non ci ha chiamato. Non siamo stati pagati. Allora, do una mescolata anch'io perché fa figo. No. Adesso, tra tutte le carte qui sul tavolo, ce n'è una che dovrebbe essere la carta vostra, giusto? Okay, decisamente... Dammi il dito. Quale vuoi? Quello che indica. Indica verso il basso. Adesso, la parte più... Ho sentito lo spirito. Spirito. Qualcosa che passava. Adesso, Mark, io scorro, tu mi dici stop. Prima se finisce il braccio, è finito praticamente. È tanto lungo, prima che stop. Vai, vai giù, scendi giù, dove te porti? Allora, tira fuori la carta, tira via. Allora, non lo guardare. No. Per la prima volta, hai mescolato, hai fatto scegliere una carta, hai fatto rimettere dentro una carta. Se sto gioco è riuscito, è grazie a me. Per la prima volta, che carta avete visto? Quella lì. No, devi dire che devi allora, era 10 di pic. Siete sicuri? Sì. Siete in coro perché... Oh! Non era. A vedere? No, ho scelto io, non può essere. È pazzesco, vi assicuro, vi siete persi un fuori onda incredibile, perché qui c'è anche un volto amico di TVRS, il nostro Marco Zingaretti, che ha subito un suo bellissimo spettacolo, mini spettacolo, e vi assicuro ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma ci garantisci che dopo la pubblicità ne farai assolutamente uno? Assolutamente sì, magari in lingua italiana. In lingua italiana, sì. Dal video si nota la lingua italiana. Inflessione leggermente maceratese, ma a noi piace. Sì. Ma non fuori dalle Marche. Infatti adesso sto lavorando più con un italiano corretto, con un copione, lì ero molto bravo. Fino a poco tempo fa i miei spettacoli erano una scaletta, ecco, con dei nomi, dei numeri che avrei dovuto fare, che neanche rispettavo, quindi iniziamo lo spettacolo. Ne so qualcosa. E quindi tu l'hai fatta diventare proprio questa tua passione una professione. Sì, è iniziata quasi come gioco. È continuata come una cura perché mi ha aiutato a vincere la timidezza, l'ansia, e poi è diventata a tutti gli effetti un lavoro. Cioè, ormai sto con la partita IVA, lavoro di questo, vivo di questo, lavoro di questo. È una bella soddisfazione. Sì, moltissimo. È difficile, soprattutto con il Covid che non ha aiutato. Questa è stato uno spartiacque, foto... insomma, il Covid. Sì. In questa parte c'è la fase di transizione in cui passavo da mentalista in cui volevo ancora essere elegante, ma passavo alla fase comica. E quindi c'era perché questo. Comunque c'è questa vena comica innata in te, cioè nel senso questa empatia, questa cosa che ti fa forse avvicinare anche meglio alle persone, no? E infatti era eccezionale per il mentalismo perché riuscivo ad arrivare subito alle persone senza bisogno di stratagemmi o altro. Il problema è che creavo queste atmosfere pesanti e dopo qualche secondo sparavo una cosa simpatica, goliardica, e distruggevo tutta quell'atmosfera che avevo creato, quindi praticamente avevo mandato tutto. Non fa per me, hai detto. No. E poi vedo qui che c'è stato un incontro, tu hai definito, del terzo tipo. Ricordo che ho scritto. Con Dani Doartiz. Dani Doartiz. Sì, perché così proprio. Io, già, fin da quando iniziai, facevo un tipo di magia che era... Cercavo di essere preciso, ma mi cadevano le carte, ero un po' goffo a livello, ma quasi volutamente, cioè era una mia caratteristica. Mani infatti di a me pasta frolla. Cadono le carte. E iniziai a farne una forza quando vidi la prima volta Leonard Green, e con lui iniziai a capire che potevo anche trattare male le carte, potevo piegarle, potevo... Con Dani D'Ortiz c'è stato lo scatto perché dopo aver fatto una masterclass con lui capii che le carte potevo strapparle, che non erano un oggetto sacro, ma che potevo usarle a tutti gli effetti per fare show e per fare quello che volevo io. Ora i miei spettacoli, alla fine dello spettacolo, per terra non me ne vogliono gli ambientalisti, c'è un cimitero di carte, cioè a terra carte strappate. Però le raccogli, carte alla fine sì, no, garantisco che le raccolgo, bravo, e che le riuso, oh, riutilizzo, vedi? Tutte le carte che trovo a terra. Bravo. Però è diventata una caratteristica fondamentale. Ci sono dei numeri di magia in cui per rimanere con una sola carta in mano lancio tutto il mazzo di carte dietro a pezzi. Crea uno stile, crea uno spettacolo a tutti gli effetti, anche solo quell'attenzione lì. E è molto vicina alla mia caratteristica. Io sono quello che in camera si mette a posto, non trova niente, si ha la montagna di oggetti, infila la mano. Ne so qualcosa. Hai fatto tuo la tua professione, nel senso hai reso lo spettacolo tuo, e forse è quello che fa la differenza e dà quel valore aggiunto. Sì, due cose nel mio spettacolo, diciamo, sono la caratteristica principale. La prima è il caos,
Cioè, i miei giochi sono governati a livello minimo, ovviamente, da caos, quindi le carte non sono mai in ordine squadrate in maniera precisa, non c'è mai un ordine in cui dico facciamo questo con calma, c'è sempre molta energia e questa energia spesso si manifesta anche in maniera molto caotica, casuale, diciamo, anche nelle carte. E poi il gazebo, e magari non ci si aspetta neanche che in questo caos tu riesca poi a portare a termine correttamente, no, assolutamente, la magia che hai creato. Assolutamente, perché si vedono queste carte completamente sparpagliate sul tavolo e si pensa com'è possibile che adesso qui possa trovare un minimo di ordine. Quella per me è casa mia. Ecco, vedi. E poi col fatto che per me il tavolo è palcoscenico, ho creato tutta una struttura che mi permette di avere le luci giuste sul tavolo per far sì che anche il tavolo stesso sia un teatro a tutti gli effetti, con spettacoli di luce, con la telecamera che proietta bello, dietro le mani. Bello, infatti stiamo vedendo qualche foto che ci fa capire bene, però ci ha preso proprio voglia di venirti a vedere, tant'è che poi parleremo di un altro appuntamento che vi suggerisco di non perdere, ma adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi e poi ci prometti ovviamente uno spettacolo anche qui. Ma sì, dai, un'oretta. Un'oretta, più o meno. Pubblicità, via! Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. C'ho paura quando dici così. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. 8 idee originali, leggere e facili da preparare per i tuoi aperitivi e per i cena a casa. C'è più gusto con tanti gusti. Scegli CGM. We'll be right back.
Sono le 13, vero? Sono le 13.04, torniamo in diretta col bel ragazzo, insomma, il nostro Giacomo Seri, mago dire riduttivo, insomma. Quanto si vuole bene, guarda, guarda. No, ma io domandavo agli spettatori. Scherzi a parte, avete visto che grande spettacoli che si può inventare? Qui dov'eri? Qui ero agli Antichi Forni, qui a Macerata. A Macerata. Questa... Quindi pubblico entusiasta, coinvolto, pubblico entusiasta e coinvolto che ti attenderà. Lanciamo questa chicca proprio oggi in diretta con il nostro anteprima. Giacomo, bravissimo. Vi aspettiamo il 21 maggio per un evento importantissimo, è un evento che facciamo in collaborazione TVRS, in collaborazione con la Lega del Filo d'Oro, tanti artisti, una kermesse ricca di artisti, tra questi ci sarà anche il nostro Giacomo Seri, per cui potremo ad assistere proprio dal vivo a quello che combina sul palco, già ce l'ha anticipato, però vogliamo vederlo anche dal vivo che cosa combina sul palco, ma la cosa più importante è che è un'iniziativa benefica, una raccolta fondi per questa realtà importante, la Lega del Filo d'Oro, di cui vi parleremo a breve, però vi possiamo anticipare che questo evento, che si svolgerà per l'appunto il 21 maggio al Teatro Sperimentale di Ancona, è un evento appunto che potete già vedere sui nostri canali a breve e potete già prenotare i biglietti a Viva Ticket. Questo però per adesso possiamo anticiparvi questo, a breve vi daremo più dettagli, ma adesso scendiamo nel dettaglio con il nostro Giacomo che è qui con noi. Ci fai questo spettacolo qui in diretta? Allora sì, l'avevo promesso, quindi per tutta la prossima ora sarò qui per voi. Adesso. Ma che ora? Ci abbiamo 3 minuti. Vabbè, un'ora in 3 minuti, un attimo. Solo 3 minuti? Ok. Ma 4. Allora, è un gioco semplicissimo, un mazzo di carte, non abbiamo tempo, quindi te lo faccio controllare, metti un dito dentro, controlla che c'è normale. C'ho paura. Ecco appunto. Tienilo un attimo qui. Perché? No, tienilo appoggiato. Sì, poi. Okay. Ti chiedo velocemente di scegliere una carta. Dammi per favore la mano. Come la usiamo un po' come tavolino. Dimmi stop quando vuoi. Quante stop. Altre ancora? Le butto giù? Sì. Ok. Prendila, non me la far vedere. Vai, aspetta. Pesca. Sì, sì. Guardala, mostrala in camera, non a me. Non a me, io guardo la camera, quale camera mi guarda a me però? Ecco. Io sto guardando intanto dallo schermo qui dietro. Sì, bravo, okay. Bravissimo. Rimettila pure in mezzo dove vuoi. Me la riguardo perché neanche io sì. Me la ricordo. Qui in mezzo? Sì, sì, ah, sì, no. anche queste. Okay, no, no, okay. Metti tutto insieme, puoi fare tutto quello che vuoi, ricordalo. Perché tu c'hai le mani di pasta frolla, ma pure io. Per quello lo faccio fare a te. Grazie. Se lo faccio io e cadono le carte in televisione non è carino. No, vero. Adesso arriva la parte più sennò più che ci viene il 21. No, appunto, infatti. Dai. Adesso arriva la parte più particolare, guarda, sono stato troppo veloce? Io non ho capito una non ho capito nulla. Se lo spiego, guarda, posso, okay. Scusa, giusto per perché stava no. Dentro. No, vabbè, dai, ma come ha fatto? No, vabbè, lo rifacciamo, lo rifacciamo così almeno te lo spiego. Più lentamente, ci abbiamo un'altra guarda, ora per capirla. Mettila pure in mezzo. Però questa volta, aspetta, tienla qui e tienla ancora che si veda, tienla. Perché questa volta, anziché farlo con la scatola quella lì, siamo in televisione, persona. Facciamolo con la scatola aperta, no? È sì, più... sì. Metti sì. Il dito al centro. Ah no, qui non li faccio, già l'ho fatto una volta. L'hai già fatto. E sì. Adesso spingila dentro perché basta vedere come lentamente o velocemente la carta piano piano salta all'interno della scatola. Ma come hai fatto? Prendi pure la scatola. Cioè, la scatola? Vabbè ragazzi. È carino, no? Come perché questo è più visuale, si vede proprio... Cioè, si vede dal vivo come la carta passa all'interno. Fa impressione. Io non so se abbiamo altro tempo, ma mi sa che ormai siamo... Abbiamo un minutino, che cosa ti puoi inventare? In un minutino c'è un gioco molto carino che possiamo fare, che è, questo è particolare, perché non lo faccio quasi mai, è molto veloce. Prendine una velocemente. Quella? Ti piace o vuoi cambiarla? Puoi cambiarla. No, voglio cambiare. Perché buttala. Sì, butto. Perché c'è butto qualche altra carta che non ti piace che vuoi togliere? No, va bene. Va bene qualunque carta? Sì, ok, sì. Allora, prendine pure una, purché la tua scelta sia libera. Cioè, fai una scelta certo, che... Certo, vai, scegli liberamente, vai. Velocemente. Questo è il gioco del 6 di quadri, un gioco molto veloce, perché è immediato, istantaneo, no? Vabbè, come fai? Ce l'ho 52 questo. È bellissimo perché...
52 cioè, soldi uguali, ragazzi. Giacomo Seri, vi farei fare l'applauso da casa perché è veramente pazzesco, spettacolare, e vi ricordo appunto lo potete vedere il 21 maggio al Teatro Sperimentale di Ancona per Teledoro, un evento imperdibile di cui vi racconteremo i dettagli da qui all'evento stesso. Insomma, cari amici e cari amiche di TVRS, vi lascio adesso con l'informazione di All News in diretta da Fano, e l'appuntamento come è avvenuto in TV è ovviamente domani sempre in diretta, sempre su canale 13 TVRS. Ciao, grazie.